Grazie Presidente. Noi, come ha già spiegato bene la collega Paciocco, abbiamo delle perplessità su questa proposta di delibera. E una delle perplessità si può intuire se si iniziano a leggere le prime righe del premesso di questa delibera, e cioè dove parla della giustizia riparativa. Allora, io spero che i colleghi che hanno presentato questa proposta abbiano fatto confusione accomunando la giustizia riparativa con i migranti, e se vogliono spiegarci cosa devono riparare i migranti, noi saremmo ben contenti di sapere che allora forse hanno fatto almeno una riflessione nello scrivere questa delibera. Poi volevo anche dire che questa amministrazione già sta facendo, a costo zero, questi tavoli. Abbiamo un protocollo con la prefettura per gli SPRAR, per poter fare dei lavori di volontariato. C'è il protocollo MAP con il Tribunale Ordinario, che riguarda i detenuti e quelli che sono in attesa di giudizio. Abbiamo poi il tavolo inclusione, che sta facendo, ha già fatto 3 riunioni e che include dipartimento, associazioni e municipi. E sto sorvolando sul tavolo dei Rom Sinti e Camminanti, predisposto dalla delibera della chiusura dei campi Rom. Quindi questa amministrazione sta già predisponendo, a costo zero, ribadisco, senza togliere soldi ai municipi per queste cose, dei tavoli e dei protocolli che possano ovviare a quei conflitti di cui parlava il collega Pelonzi, senza però nominare la giustizia riparativa, perché noi riteniamo che non ci sia nulla da riparare da parte dei migranti. Quindi io li ringrazio per aver prodotto questo lavoro e li invito a delle riflessioni più profonde sul significato di quello che scrivono. Grazie. Vi anticipo che noi voteremo contrario a questa delibera.